Sono fermamente convinto che il vino lo si può fare senza enologia. Cioè, nel senso, il vino è stato fatto da milioni di anni. No, cioè, è una cosa che se ci pensi, no? Il vino in sé è un dono della natura. Poi te lo trasformi in un'espressione di qualche cosa, no? Perché sei te uomo che agisci, no? Io non ho mai pensato di fare vino fino al giorno in cui ho deciso di farlo, no? Stavo facendo tutte altre cose. A un certo punto sono stato in un'azienda, ho visto una realtà bellissima che era molto simile alla mia casa, alla mia storia, alle mie cose, con questa persona della mia età che faceva a suo tempo 33 anni e sono rimasto praticamente folgorato, una roba bellissima e mi sono visto proprio una roba mia, una roba per me. Ho cominciato a frequentarlo, a sentire, a parlarci, a farmi consigliare. Lui mi ha detto, guarda, qui cioè, ti ci vuole un esperto per fare questa cosa, no? E lui mi ha detto, guarda, se vuoi te lo faccio io in amicizia. E io però gli ho detto, guarda Yuri, io sinceramente cioè, non penso sia possibile, perché cioè, penso che quando faccio una cosa la farò con un'intensità tale, cioè che non è... non sarà possibile farla in amicizia, meglio non cominciare nemmeno. Cioè, no. Però per me era una cosa molto personale, cioè io stavo nella vigna la mattina alla sera a girare le foglie, cos'era, pranzo, cioè capito? Era pazzia completamente. Cioè io quando si vendemmia non sto in cantina, io quando si vendemmia sto nel campo. Cioè io mi sto davanti a tutte le vendemmie, dalla prima fino all'ultima. Quando arrivo in fondo alla vendemmia sono nero dal sole. Ed è il lavoro che ti fa veramente la tua firma. Cioè, perché questa è la mia visione della vigna. Cioè, perché se ci va un altro, nella stessa vigna fa un'altra cosa. È un approccio visivo il mio. Cioè, io scelgo le mie uve guardandole. Io scelgo le mie vigne e le mie terre guardandole. Wow, io son sicuro che quel terreno lì funziona. È bello. Guarda che bel colore c'ha quell'erba. Guarda che bella esposizione. Guarda che bella forma che c'ha quel terreno. Io non ho mai aperto un libro di enologia. Mai, capito? Per cui è esperienza e usare gli occhi. Usare gli occhi, guardare, capito? Cioè, per me è fondamentale. Penso che l'aspetto visivo sicuramente viene dal liceo artistico, dall'Accademia, cioè dal fatto di aver sempre lavorato o comunque, sicuramente il background della famiglia in generale è un background non comune. Il nonno norvegese, che è stato uno dei più grandi artisti dei primi del Novecento in Norvegia. Il fratello di mia madre è stato uno scultore tutta la sua vita, un ritrattista e faceva delle cose bellissime. Mio babbo è stato uno scultore per tutta la vita, ancora disegna, c'ha 90 anni, tutti i giorni disegna. Fa delle cose bellissime, molto, molto armoniche, con un grande rapporto con la natura intorno. Cioè, c'è un po' una ricerca maniacale della perfezione, perché è lì a cercare queste forme sempre più perfette, sempre più... Ma senti, a volte hanno paragonato le mie bottiglie di vino a delle piccole polished sculptures, no? In qualche modo, perché sono molto polished, sono molto... Cioè, anche io, i miei vini sono perfetti. Appena vedo che c'è un vino che comincia ad avere un po' di riduzione, lo pulisco subito. È un timbro forte, come se dici, guarda, voglio mettere una botta di rosso, cioè forte, una botta di cadmio, cioè una botta di magenta, una botta, cioè io voglio, boom. Insomma, non esce fuori un vino che non è blendato da me, è assaggiato, è fatto, è controllato, cioè è un taglio preciso. Noi poi abbiamo 7 vigne in 7 posti diversi, tutti sui cucuzzoli, sulle cime delle colline, con dei terreni incredibili. Si lavora con delle vigne che hanno 78 anni, una c'ha 135 anni, una ce n'ha 98, una c'ha... Cioè, e c'hai sempre tanti materiali su cui giocare, per cui c'hai un vino che c'ha più struttura, un vino che c'ha più trasparenza, un vino che c'ha più, senti, il sasso, più... Da una parte mi piacciono molto le trasparenze, da una parte c'è questa... la vivacità dei vini, cioè, quando assaggi un blend di testa matta c'è una... C'è un'energia, una vivacità, una freschezza, una forza incredibile, no? Testa matta
trovare il nome del vino mi ci è voluto quasi un anno e mezzo. Cioè, per cui il vino che era già in cantina stava per andare in bottiglia, ancora non c'era il nome del vino, perché stavo sempre tutte le sere a scrivere il nome, tutte le volte ci uscivo gli amici, oh ragazzi, scrivere i nomi, tutti a fallì, cioè non c'era verso, trovavo sta cazzo di nome, era una cosa drammatica. E poi una sera ero in un'oteca con mia moglie, allora era la mia fidanzata, a un certo punto scrivo testa matta, cazzo, l'ho trovato, testa bah, perfetto. Che poi sono tornato a casa, oh ragazzi, testa matta, tutto, oh, ganzo, bello, perché poi io qui sono tutti matti, vecigliaci, per cui è perfetto. L'etichetta è stata un po' anche molto turbolente, perché all'inizio non so perché, però veramente avevo delle... ero in paranoia nera, perché entravo nel negozio di vino per cercare ispirazione, mi sembrava tutto uguale, cioè. Cioè mi chiama il mio importatore americano che mi aveva ordinato il vino e mi fa guarda Bibi, cioè qui ci vogliono 6 mesi per fare tutte le approvazioni in 50 stati per le etichette, o mi mandi l'etichetta entro venerdì oppure, cioè io cancello tutto. Cioè, no. A quel punto lì io venerdì, cioè giovedì sera sono andato in un negozio di colori, ho comprato un po' di pastelli, matite, cose, un po' di attrezzature, un po' di roba, sono stato sveglio tutta la notte, boom, venerdì mattina c'è l'etichetta. Testa matta è la prima e poi dietro la testa matta sono nate le altre, diciamo così. La maggior parte del lavoro faccio in cucina qui. Sì, perché qua è un bello spazio, c'è un bel tavolone, si lavora bene. Tante etichette. Colore, penso sia stato disegnato qua. Canaiolo, Casamatta. Alcune le fanno anche i miei figli. Margherita ha disegnato un'etichetta del Brumentino. La Rosa ha disegnato la Bolla Matta. E la Ingrid ha disegnato il Chiozzolo, che è un vino che facciamo al Giglio. Ma diciamo che li abbiamo sempre molto stimolati a dipingere, a fare, a portare avanti, e sono molto molto bravi a dipingere. E mia moglie ha collezionato tutti i loro disegni, c'ha delle pile così di disegni bellissimi fatti da bambini. Allora, la Benedicta mi ha aiutato, vabbè, a parte è nata insieme, cioè siamo stati insieme durante tutto il percorso, poi dopo abbiamo fatto 4 figli in 10 anni, per cui lei si è dedicata completamente ai figli e ora sta rientrando in azienda con il nuovo progetto dell'Aurora, sta rientrando proprio in pieno e sta riprendendo, mi sta aiutando tantissimo. Qui in Vincigliata è un posto incredibile, un posto bellissimo, unico, però è un posto di famiglia. E io però c'avevo voglia di prendere il volo e uscire dal nido, ma non c'avevo voglia di atterrare troppo lontano. Poi ho visto le cose succedono da sé, no? Quando c'è stato veramente il momento di dire guarda, ora vogliamo uscire, e ci è passata davanti questa cosa dell'Aurora. Ed era un albergo che era aperto fino a febbraio scorso, 4 stelle, ecco. Molto, molto della Bre. C'è tutta la parte, diciamo, sotto la piazza, che era una vecchia discoteca negli anni 60, c'è ancora la palla, c'è tutte le colonne con gli specchi in mezzo alla cantina, c'è la sala riunioni, c'è il bar, la sala televisione, tutte piene di botti. Una volta un collaboratore mi disse, sarò molto curioso di vedere la tua cantina, cosa farai? E questa frase a me mi è rimasta impressa per 20 anni, no? Perché, detto, certo, voglio dire, testa matta che fa una cantina, qualcuno si aspetta qualche cosa. È mai visto una cosa del genere, cioè completamente dirompente. La gente rimane qui, cioè l'altro giorno mi vengono a trovare uno e mi fa, ma zio, ma dove sei? Ma che sei un regista? Che cazzo sono? Cioè, che non sei mio un produttore di vino? Cioè, che cazzo? Insomma, ho visto centinaia di cantine per 30 anni lavoro nel mondo del vino, ma mai visto una cosa del genere. No, è completamente fuori di cuzza.